Giuridici e sociologici, che poi ci ha voluto patrocinare e che ha un collegamento, un link particolare con il libro che oggi andremo a presentare del giornalista Salvatore Pignatalo, e il link particolare è per appunto un giudizio di particolare elevato valore scientifico che è stato attribuito a questo testo. Testo che tra l'altro, per l'appunto, se voleste acquistare, è qui, quindi quest'oggi potete anche appunto acquistare. Del resto si tratta di una presentazione editoriale in un argomento per l'appunto assai specialistico. Questo manuale ho avuto la fortuna di leggerlo, mi è stato inviato dapprima in PDF, mi è sembrato molto interessante e l'interesse sarà sicuramente maggiore ascoltando tra l'altro i nostri relatori, che ringrazio di essere qui. Ci siamo quasi tutti, manca per adesso il professor Castaldo, che deve venire da Roma e quindi dovrebbe arrivare più tardi anche lui nella capitale, e quindi ringrazio sin d'ora per l'introduzione che verrà fatta il senatore Giuseppe Esposito, che non è caso il vicepresidente del COPASIR, quindi stiamo parlando realmente di una persona estremamente qualificata per parlare di intelligence.
Ringrazio l'autore che è qui accanto a me, il giornalista Salvatore Pignataro, ringrazio il professor Giuseppe Rocella, il nostro presidente, che quest'oggi anche la veste di relatore, il dottor Raffaele Battista, e vorrei anche ringraziare la Polizia per essere qui presente. Questo è un evento formativo anche per la Polizia di Stato. Li ringrazio davvero per essere qui, il professor Carmelo Rizzo, che è qui alla mia destra, e naturalmente, dicevo, il professor Castaldo, che dovrebbe arrivare. Io non credo di dover più dire in particolare, e quindi a questo punto passerei la parola, io direi, per l'introduzione al senatore Giuseppe Esposito, che può a questo punto prendere tranquillamente il mio posto. Come appunto abbiamo visto dal precedente intervento che c'è stato il senatore Esposito, l'AISI, l'Agenzia per la Sicurezza Interna, l'AISI, l'Agenzia per la Sicurezza Esterna, si occupano di leggere i dati, di acquisire i dati attraverso varie fonti che poi appunto fra poco illustreremo insieme. E dice: sono state le cosiddette esigenze di difesa dei consociati e dello Stato a produrre una dilatazione dell'ambito entro cui dovrebbe mantenersi l'applicazione della norma penale, travalicando i limiti segnati all'interno della stessa. Perché noi abbiamo una questione e ce l'abbiamo dalla nascita dello Stato unitario, legge Pica. La legge Pica pose, basta andare a guardare l'intervento di Dondes Reggio, il grande giurista che era in Parlamento in quella fase, il grande giurista palermitano, che di fronte alla legislazione eccezionale pone proprio questi problemi che oggi ci sono di fronte. Perché la legislazione eccezionale tocca pure quella questione che dicevi tu, sicurezza e libertà. Non è più negli stessi termini, perché purtroppo appunto questa dimensione della sovranità nazionale è stata scardinata e si è ridisegnata in una dimensione di cui oggi noi non conosciamo bene i confini, perché su quale elemento agiamo per discutere sulla rappresentanza, se sia o meno democratica? Con qualcuno che ci viene pure a spiegare che non esiste più la democrazia rappresentativa, ma esiste la democrazia digitale. La democrazia digitale è quanto di più confuso, di preoccupante e di arbitrario si possa immaginare, perché non si sa bene cosa si possa nascondere dietro questa passività che proprio lo strumento digitale comporta.
Sono solo poche osservazioni, io mi scuso con l'autore del libro perché gli avevo detto però molto chiaramente che io non parlo se non ciò di cui sono esperto. E si sa, poi ognuno quando parla porta l'unino suo, delle cose che conosce. Questo però lo spiegava già Manzoni nei Promessi Sposi, quando parlando del nipote di Agnese, Menico, diceva che a Menico piaceva fare a rimbalzello, cioè colpire, come abbiamo fatto tutti da bambini, sulla superficie del lago, in quel caso del mare, la pietra che rimbalza molte volte. Perché, conclude Manzoni, si sa, agli uomini piace fare quello in cui riescono. Il fatto che il servizio di intelligence, in generale l'operatività e le modalità in cui appunto operano i servizi segreti rappresentino la cartina di tornasole della democrazia, è stato il primo messaggio lanciato da questa relazione. E poi un altro messaggio che mi ha colpito molto è quello della... mi ha colpito come ex studente di giurisprudenza, perché appunto laureato in legge, è proprio questo, cioè quello dell'elemento del territorio che effettivamente sta cominciando a mancare in maniera quasi drammatica, perché in effetti per gli operatori del diritto, quindi praticamente per quasi tutti noi, nel momento in cui ci diventa otto l'elemento del territorio si aprono dei scenari che sono enigmatici, quindi si tratta di un allarme effettivo, pensandoci bene in effetti è chiaro, è così, solo che non viene ricordato molto spesso dovrebbe essere, quindi ne sono grato al nostro relatore. Così come mi è personalmente piaciuto molto anche il richiamo a Giovan Battista Vico e alla natura e dalla missione del diritto penale, che è quella di tutelare per l'appunto il più debole. Aggiungerei che in questo momento, proprio in virtù del terrorismo internazionale, delle sfide che sono completamente nuove, che oramai sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno, capire, comprendere chi realmente sia il debole non è neanche così facile, un po' come dicevamo prima, comprendere chi sia l'amico e chi il nemico, forse l'ha detto il senatore, se non erro. Così come il fatto che il diritto penale sia diventato quasi anacronistico, effettivamente se tu sottrai la territorialità al diritto penale diventa qualcosa di quasi anacronistico. E ancora trovo estremamente attuale il discorso sullo ius honorarium che in effetti, e quindi sulla giurisprudenza che va a demolire il diritto così come viene creato tramite le normative. E prima ancora il discorso relativo al fatto che tecnicamente non si possa più parlare di legge è un'altra cosa che rispetto a non così tanto tempo fa, ma 20 anni fa, è rivoluzionario. Cioè, praticamente il professore Lei, per esempio, da studioso, sta passando attraverso una tormenta, perché lei è partito con dei presupposti e poi 20 anni dopo si ritrova a dover parlare di tutt'altro. Io devo dire che ho ricordato che cosa ha studiato per l'appunto 15 anni fa, 20 anni fa, direi 20 anni fa a questo punto, ed è vicenda e un saluto affettuoso, si sente, sì, un saluto affettuoso va alla rappresentanza della Polizia di Stato che oggi è presente, ormai sono affezionatissimi ai commenti dell'associazione Ambrosoli, anche questo commento per il rappresentante della Polizia di Stato costituisce un momento di approfondimento e di miglioramento della qualità culturale e professionale.
prima di parlare del segretista vorrei fare una premessa, prima una parentesi che ricordare, perché ci sono vicende che tornano. Intanto io voglio dire che il mio è un approccio pragmatico, cioè una funzione di polizia, non sono un giurista, non sono, sono una persona che sul campo vive quotidianamente, vive quotidianamente in momenti di, voglio dire, di difficoltà e di dover applicare, trovarsi in situazioni difficili e risolvere dei problemi sia di ordine pubblico che di carattere giudiziario. Vorrei fare una premessa, vorrei tornare indietro a 40 anni fa. Ero studente del terzo liceo classico, 40 anni fa noi eravamo nel pieno della notte della Repubblica, prendo spunto da uno, un meraviglioso programma di Sergio Zavoli che ha ricostruito in più puntate quel periodo drammatico della nostra Repubblica, gli anni di piombo, le Brigate Rosse, eravamo nel pieno del dramma dell'onorevole Aldo Moro. Si è rimasto lucidare 5 miei colleghi, Moro fu sequestrato, poi successivamente purtroppo assassinato. È un periodo quello in cui noi avemmo in Italia decine di rappresentanti delle forze dell'ordine assassinati, di magistrati, di politici, di giornalisti, di professori universitari assassinati, gambizzati. E grazie alle forze dell'ordine e anche ai servizi segreti, mi permetto di dire, siamo riusciti a superare appunto quel periodo. Questa premessa, questo ricordo lo faccio perché poi tornerò su un punto, tornerò a parlare, c'è un riflesso su questo periodo degli anni di piombo, quando dovrò discutere delle materie che riguardano appunto il segreto di Stato. Parlare di segreto di Stato significa parlare di Costituzione. Il segreto di Stato meriterebbe un convegno a parte, monotematico, perché le problematiche connesse a questo istituto sono tantissime. Segreto di Stato erano particolari, contestualizzate a seconda del tipo di terrorismo, di pericolo che veniva avevamo in quel momento. Stessa cosa adesso con il terrorismo internazionale, ci sono documenti, sono altri tipi di documenti che, o di attività o di cose che meritano appunto la posizione del segreto di Stato. Quindi la necessità, l'impossibilità di contestualizzare gli obiettivi e i documenti che sono necessario porre sotto segreto in un primo momento storico, rende chiaramente necessario e rende plausibile questa scelta di indicare in via genetica gli obiettivi che sono poi che consentono poi di apporre il segreto di Stato. Va detto però purtroppo che questa genericità degli obiettivi spesso purtroppo determina l'insorgenza di conflitti con soprattutto fra potere dello Stato, ma in particolare fra la Presidenza del Consiglio, che gestisce in un certo senso la materia del segreto di Stato, e la autorità giudiziaria.
professor Castaldo possa arrivare. Intanto noi abbiamo, e siamo felicissimi, il professor Rizzo, che, ripeto, mi auguro che sia il professor Castaldo, se no potrà farlo benissimo anche da solo, ne sono sicuro, ci parlerà della, credo, del grazie, salutiamo, grazie infinite. Ci parlerà in effetti dell'agente provocatore, dell'infiltrato, del false flag, del falso center, diciamo delle varie qualifiche all'interno dell'attività di osservazione, controllo e contenimento dei reati. Quindi a questo punto cedo la parola al professor Carmelo Rizzo, lo ringrazio, buon lavoro. Allora, innanzitutto devo una citazione, il professor Castaldo non ha la possibilità di venire per concomitanti impegni istituzionali e professionali e quindi riporto i suoi saluti, vi riferisco dei suoi complimenti e dovrei parlare almeno 10 minuti in più è sicuro un problema perché il mio intervento è particolarmente difficile per una semplice ragione: innanzitutto io sono l'ultimo ostacolo tra il gentile invitore e l'inizio del weekend e la libertà, quindi sono consapevole di questo, non preoccupatevi, non approfitterò della vostra però sono le 6 in un quarto, siamo stati fin qui bravissimi, siamo stati diligenti. Oltretutto c'è la tentazione di cogliere degli spunti offerti dal professore Acocella. Il professore parla di una serie di argomenti richiederebbero un confronto ad hoc, la crisi dello Stato di diritto, il rapporto fra globalizzazione economica e globalizzazione giuridica, prevaricazione giurisprudenziale, che certe volte c'è, pensiamo al concorso, cosiddetto concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza si arroda una funzione creativa, ma in molti casi è una supplenza forzata però. Io mi sono occupato del traffico di influenze illecite, il mio contributo è pubblicato sulla rivista trimestrale Diritto Penale ed Economia e, bontà di chi lo legge, sta avendo un notevole riscontro, ma quella norma è una norma scritta malissimo e quindi lì la giurisprudenza sarà costretta a interpretarla, a ricostruirla, a riempirla di contenuti. Alla commissione di un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso. L'agente infiltrato corrisponde a quello che abbiamo detto essere l'agente sotto copertura, grosso modo. È un soggetto che ha dei compiti di osservazione, di controllo, di contenimento dell'altrui azione illecita e che quindi non trascende, non esplica una efficacia. Che induce altri a commettere un reato, e come lo fa? O con un'attività psichica, o con un contributo materiale tipico o atipico alla realizzazione del fatto, ma per quale motivo? Perché? Non per vendetta, non per ritorsione, non a scopo di lucro, ma per denunciarlo all'autorità o semplicemente farlo scoprire dall'autorità. È una definizione ampia, dai contorni generici, e quindi nell'elaborazione dottrinale vi entra dentro una serie di figure. Vi entra l'infiltrato, per percezione extragiuridica, noi tutti sappiamo l'infiltrato chi è. È colui che si insinua, appartenente alle forze di polizia, all'interno di un'organizzazione criminale per scoprirne la struttura, gli associati, la gerarchia, le finalità. Qua diamo una definizione approssimativa, non vi dico quanti sono i problemi applicativi che può comportare questa figura. Per esempio, l'infiltrato non ha nulla. L'agente infiltrato ha una posizione passiva, ha una posizione marginale, monitora sulla base di sospetti oggettivamente riscontrabili in una procedura controllata e che ha, se volete, l'imprimatur dell'autorità giudiziaria,
offre l'occasione, e i penalisti e i giuristi sanno che ha il significato tecnico del termine occasione, perché si concretizzi un intento criminoso che era già pienamente formato nell'indagato. Livello interno, livello europeo. Da questo che cosa ricaviamo? Noi abbiamo costruito in questi esempi, in queste veloci battute, un rapporto che si articola su due poli. Da un lato gli inquirenti, chiamiamoli così, perché la nostra idea è naturalmente rivolta alle forze di polizia, anche se abbiamo visto che possono avvalersi di collaboratori, di interposte persone. Dall'altro lato l'indagato. Allora, analizziamo il lato inquirente. Oggi uno schema di sintesi, quale può essere? Prima ipotesi, questo soggetto agisce sotto copertura, cioè nel pieno rispetto di quelle regole che stanno nell'articolo 9 della legge 146 del 2006, così come modificata dalla legge 136 del 2010. Questo soggetto non sarà punibile. A suo vantaggio opera, è un piano questo, diciamo, di bilanciamento di interessi in conflitto, quella che tecnicamente chiamiamo una causa di giustificazione. È una speciale causa di giustificazione. Prima cosa. Il modo in cui il maestro buono mi è piaciuto davvero anche qui l'afflato e la successione degli argomenti. Vedo già sedie che si liberano di conseguenza, però lo voglio dire, voglio adottare lo stesso trattamento. In effetti il nostro relatore è partito da un tema che è quello del traffico di influenze illecite. E da qui praticamente ci ha spiegato che parlare di agente provocatore di infiltrato è qualcosa di profondamente diverso, ci ha spiegato per quale ragione, ci ha anche illustrato soltanto qualcuno dei problemi in effetti, e ce l'ho fatto benissimo perché l'ho fatto veramente comprendere il committore. Giusto quando parla della mancanza del dono, ha richiamato lo stato di necessità, tutto questo per cercare di giustificare o meno il comportamento di chi induce a commettere un reato oppure semplicemente, tra virgolette, semplicemente si infiltra perché vuole capire cosa succede, qualcosa che già sta per avvenire. Quindi la differenza profonda tra l'infiltrato e il provocatore è questa fondamentalmente. E poi ha anche fatto un breve excursus normativo per giustificare fondamentalmente la, aperte virgolette, non punibilità, chiuse virgolette o meno, di questi soggetti che operano in campo così difficile. Mi ha colpito in particolare il discorso del numero degli associati, ebbene, questo è un problema. Ci ha spiegato che parlare di agente provocatore di infiltrato è qualcosa di profondamente diverso, ci ha spiegato per quale ragione, ci ha anche illustrato soltanto qualcuno dei problemi